Ischia, Castello Aragonese. La costruzione della prima fortificazione risale al 474 a.C., ma fu Alfonso I d'Aragona che iniziò quest'opera nel 1441. Vi si accede attraverso un traforo scavato nella roccia. Lungo 400 metri e illuminato da alti lucernari. Il posto di guardia ospita oggi strumenti di guerra e di tortura risalenti al XV secolo. Questo tratto è visibile da una mulattiera che si snoda in salita. Alla sommità ci appare questo straordinario panorama di Ischia. Accesso alla zona religiosa della struttura. Qui, il 27 dicembre del 1509, furono celebrate le nozze tra Fernando Francesco d'Avalos, marchese di Pescara e condottiero delle truppe imperiali di Carlo V, e la poetessa Vittoria Colonna. Essa fu circondata dai migliori artisti e letterati del secolo, tra cui Michelangelo Buonarroti e Ludovico Ariosto. Ciò che resta della struttura qui manifesta chiari influssi dell'arte tardo-barocca. Nel periodo di massimo splendore, il castello ospitava 1892 famiglie. Il convento delle Clarisse, l'abbazia dei monaci basiliani di Grecia, il vescovo con il capitolo e il seminario. Nel viale dell'albero del paradiso una stupenda flora mediterranea. L'attuale fisionomia del castello è a forma quadrangolare con mura fornite di 4 torri. All'interno vi erano anche 13 chiese, tra cui la cattedrale, di cui qui vediamo i resti. Esterno del convento di Santa Maria della Consolazione. Alfonso I d'Aragona volle che la struttura ricalcasse quella del Maschio Angioino di Napoli. Oggi alcune stanze ospitano mostre d'arte oppure reperti archeologici. All'interno
all'interno dell'edificio erano posti gli alloggi reali e quelli riservati ai cortigiani. Il clima mite favorisce una lussureggiante flora mediterranea. A partire dal 1851 il castello divenne una prigione per i cospiratori contro il regno delle due Sicilie. Dal 1912 però la struttura è gestita da privati che ne curano anche i restauri.